in pratica era meglio che non la uscivano, ma tu C'è un sei. confronto scacchistico in atto. Qualcuno fa qualcosa e poi fa qualcos'altro. Ok, che noi non Che vediamo. voi non vedete e tocca a Nando. Io consumo uno stealth boy ed esco dal mio angolino sicuro, forte del mio bonus di più 32 a furtività, facendo un tiro di 45. Bravo ragazzo. E sei tecnicamente invisibile. Allora, intanto che qua ho fatto 3 e mezzo, 2 caselle, 3 caselle, vedo loro messi così e, non, e evidentemente i nemici sono dentro. Evidentemente. Allora mi muovo in direzione del pulmino facendo i 20 piedi che mi restano e spostandomi qua. Ok. Usi un nano come copertura. Jack, hai la percezione che ci sia del vento alle tue spalle. Un vento molto leggero. Ti Annuso sussurro l'aria. anche parole inquietanti all'orecchio. Annuso l'aria. Poi mi accorgo che sono raffreddato e non sento un cazzo. E ritorno a sparare. Lui c'ha l'arma inceppata. Le inceppi gusse. Si cava dalla linea di vista e poi disinceppa l'arma. Don. Io mi muovo dietro Gianni e mi nascondo a sto Steltati. punto. Non ti posso fare la velocità piena perché c'ho l'abilità di gas. Cioè c'ho la dote da lato. E faccio sempre un cenno poi sulla spalla di Gianni, non ci sono, Si piglia un colpo perché Che cos'è? Oh, acido. Tocca a Gianni che ripresosi dallo spavento. Ok, io quindi ho visto questo indietreggiare verso questa zona qua, giusto? Esatto. Dopodiché non vedo più niente. Quindi a quel punto rinfodero nuovamente la motosega e uso tutto il mio movimento per entrare dentro. 1, 2, 3, dovrebbe essere qua, 4, giusto? Ah, cavolo. Già, sai quando parlavo di confronto scacchistico? Ecco, questo è particolarmente grosso, particolarmente armato e c'ha sulla schiena il bandierino con la testa dell'insetto, come si confà al capo dei predoni, e la sua zona di controllo copre ogni singola casella per entrare nella stanza. Quindi è la mia nemesi, c'è la bandierina, è la mia nemesi. E anche lui è il predone. E apparentemente è più bravo di te. E che non ha azioni preparate, perché io mi aspettavo che stavi dicendo ti ha sparato. No, lui c'ha un Ah, maglio da ok. fabbro in mano e la sua azione non ha bisogno di preparare azioni. In un modo o nell'altro tu sei alla sprovvista e stai per entrare nella sua zona di controllo. Che cavolo. Quindi puoi decidere se Vabbè. prenderti l'attacco d'opportunità nella casella davanti a lui o nella casella distorto rispetto a lui, ma... Ok, io vedo il tipo e lanciandomi in avanti mi assicuro cerco di evitare ogni suo possibile attacco. Che sono 4 così, giusto? Acrobazia. Allora, io in acrobazia c'ho 5. Sarebbe stato il cavello, ma lui ha 19, quindi qua e lui fa 16 di dado. Aia. No, Ok, io mi lancio ma inciampo a terra. E lui mi tu colpisce. fai per passare e lui gira il suo martello diretto al tuo mento volitivo. Lui sta facendo 16 più 11 più 4. Io. Stai per provare il arma a due mani in attacco poderoso experience. Quindi sono due dadi da 6 più 7 più 8 più 9. Tutto 16, ma 17 danni da impatto per Gianni. Ok, io li riduco di 6, quindi ho subito 11 danni. Ma me la puoi dare una descrizione fisica di questo, giusto per immaginarmelo un po'? Allora, lui, vabbè, a parte di essere particolarmente brutto, particolarmente sdentato e particolarmente tatuato in faccia, A tutte le sfighe. sì, cioè lui è il capo dei predoni, Neanche i indossa un'armatura pesante piena di borchie, rivetti e a quanto pare ha una placca, un gabbione dell'armatura fatto con un segnale di stop e adesso capisci il perché.
Hai in mano una mazza da fabbro di quelle usate per piantare i rivetti per terra, che è un palo con in cima legato una piccola incudine, più che la testa di un martello, poi sopra tutti quegli stracci oleati contro le radiazioni e sulle spalle ha l'orifiamma della testa di insetto, che lo identifica come leader tribale di questa tribù. E mentre ti martellava ha anche fatto capire il dispiacere che gli ha provocato vedervi essere lì, ma con parole che non verranno ripetute in un video. Ultima cosa, io che avevo detto che mi muovevo fin qua, che mi si è interrotto il movimento col suo No, attacco. sei ancora in piedi, quindi puoi andare Vabbè, e ovviamente si finisce là dove si era finito. avanti. Sì. Comunque, tocca a Jack. Io mi metto qua, però per visuale mi metterò qui. Però fai conto che sono lì, per vedere chi c'è. Ah, good morning. E io riprovo a tirargli una fucilata nel muso e a questo qui Però che è vicino. aspetta, se te sei effettivamente qui, a lui non lo fucili perché non lo vedi. Allora fuciliamo quello che vedo, insomma. Qualcuno bisogna fucilare. Nessuno, da lì non tracci linea di vista con nessuno. Allora non va bene. Dov'è che ero? Qua. Giusto? Sì. Vediamo. Ma qua dovrei avere. Ah, da qua li vedo tutti e due. Addirittura potrei mettermi qua. Così vedo bene lui. Perciò Da qua li vedi tutte e due. No, posso sì. sparare senza problemi a sto stronzo. Puoi sparare da quello Oh, facciamo un tiro che possiamo definire come tale, finalmente. No, 9 danni. là. No, no, lui c'ha 12 di base. Come Porca non ho puttana. capito? Non vuoi risentirlo, te lo dico, tu non vuoi sentirlo. Oh, tocca al capo. Il capo, gonfiando le spalle puntonate, punta verso Gianni domandandogli: te chi ti credi di essere che venite qua, che ci rubate delle cose che non sono di voi? Io? Molto bene. E Giustamente, però. dopo aver lanciato queste parole rituali di sfida tra predoni, Quindi ha attivato la sua sfida. quindi lui Perfetto. attiva la sfida, fa il suo passino da 1,5 m, poi acchiappando la mazza dal fondo, power attack e Furious Finish. Raffinatissimo. Ma io ora schivo tutto. Allora, lui fa 6 e Tutto schivo, tutto. sono Io ho 13 17. di armatura, cazzo. Non calcolo, a questo punto non calcolo i bonus della sfida. E quindi te ne fa 2 dadi da 6. 3 danni. Aspetta, Non somma niente. più 7 e sono 10. Più lui è in sfida, quindi sono 14. Più lui è in attacco poderoso e sono 16. Lui ti ha Sono fatto tutti danni 16 danni balistici. facendo 3 di dado. Sono tutti balistici, Sono tutti giusto? balistici. Ok, quindi mi ha fatto 10 danni. Aia. Il capo dei predoni è spesso e volentieri. Dopo questo exploit gli tintillano tutti i campanelli che ha appeso all'orifiamma e tocca a Nando, che hai sentito il rumore di qualcuno che fa un frontale contro un palo. Probabilmente è Gianni che si è trasformato in Super Saiyan. Sicuramente. Quindi, forte di questa sicurezza, continuo ad avvicinarmi a piena velocità, però stavolta al pulmino, che suppongo di raggiungere. Mi sa di sì, ma saresti. Momento off, nei limiti del possibile, cercate nei prossimi 2 turni di trovarvi a 9 metri da me, specie quelli che sparano. Se non vi interessa sparare, ancora non è così fondamentale. Pensa che io vi stavo per suggerire di uscire tutti da lì. La tattica di Nando era molto palese, cioè Gianni sta impegnando i predoni, noi andiamo al furgoncino, Gianni ci stava simpatico. Comunque, Esattamente. Nando vada. Diciamo Ok, riesco se corro a raggiungere il pulmino? di Allora, raggiungo il pulmino e guardo dentro. Ci vedo il robot per il quale sembrava che ci fosse preparato uno spazio dentro. No, l'avete ammazzato la settimana scorsa, il robot. Perfetto, allora salgo sul pulmino e al prossimo turno provo ad avviarlo. Ok, tocca a loro. No, scusa, quello mi ha appena attaccato.
Scusate, Master, ho una domanda importante. Mi posizioni il token in un punto sensato, così vedo se ho linea di tiro da dove sono ora verso almeno un nemico. Beh, Boh, me lo posizioni indicativamente dove sarebbe il pulmino, così vedo se ho linea di tiro al prossimo turno, eventualmente oh, do copertura. Ok, sì, poi in realtà fantastico. sarebbe molto più in là, ma la griglia non è abbastanza Ok. larga. Allora, boh, ho fatto, ho finito. Ma lui può fare il suo passino da 1,5 m, che così si mette un po' in copertura e poi spara in raffica su Gianni. Mi dispiace, ma sei l'unico in vista. Ma schiva tutto, Charlie, si vede dai dati, schiva Lui tutto. ha il più 6, quindi sono 6, 6, 13, 16, 13. Sì, sempre preso, sempre preso. Tutte e tre le volte? No, non è E c'ho diverso. 13. Un dado a 10. Un dado da 10. Un dado da 10 all'inizio. Più Un dado da 10. Più un dado da 10. 10. Però applichi tre volte la riduzione, perché sono tre attacchi distinti. Allora, i primi due non mi fanno niente, il secondo mi fa 4 danni. Adesso sono esattamente al 50% della mia salute. Beh, l'ha fatto apposta perché lui è uno preciso e ci teneva a semplificarti i calcoli. Don, dal tuo punto di vista, Gianni è entrato nella stanza, si sono sentite due suoni di campanaccio e poi una raffica di mitra. Capito? Ma io a Ah, Gianni comunque l'avevo io mediamente promessa. dovrei subire 18 danni a turno, eh? Quindi anche un altro turno lo reggo. Io non sarei così sicuro. Tanto io sono ancora furtivo, giusto? Tecnicamente nessuno sa che sei lì, cioè nessuno t'ha visto da quando sei in furtivo. Io se mi muovo là, ovviamente sono sgamato. Beh, se entri nella stanza sì, perché il No, no, pugno. dove sto, ora dove sono adesso, Sì, intendo. sei già sgamato. Allora io finisco il mio movimento e mi becco un attacco d'opportunità. Sì, mi becco Sì, un attacco d'opportunità. in realtà te lo becchi nella casella prima. Immagino tu cerchi di schivare l'attacco d'opportunità. Lui ha una DMC di 19, acrobazia. Ovviamente non me lo prende in faccia. Triplo salto mortale. Sì. Ma io sono un danzatore di limbo di vecchio, proprio vecchia guardia. Ok, io lo attacco col coltello. Mi sta laggando un po' la margine. Preso. L'arma che c'ha il predone ha detto che era un martellone gigante. Martellone gigante, sì. Che Piacciono i vergogna, martelloni. raga. 13, vabbè, al massimo era 24, siamo un poco più del 13 50%. danni B, lui B riduce 8, quindi gliene entrano 5. Tocca Gianni. Vedi Gianni che ti sono da dare una mano. Sei tutti noi. Io mezzo scassato, punto il mio fucile sul predone quello più lontano. Poi guardo di scatto verso il bestione che c'ho davanti a me e gli sparo a terra vicino ai piedi. Quello mi guarda un po' stupito, dopodiché alzo il mio fucile in alto e gli dico: Allora, indietro i primitivi, stonatevi le orecchie. Lo vedete questo? Questo è il mio bastone di tuono. È un Remington a doppia canna, calibro 12, il migliore del mio supermercato. Lo si trova nel Confermo. reparto cacci attrezzi sportivi. Questo è un adorabile ma terribile aggeggio. Lo fanno nel Michigan. Costa 100 dollari e 95 scontato. Ha il calcio in noce, le canne di acciaio blu cobalto e un grilletto sensibilissimo. Proprio così, magazzini smart, i migliori d'America, avete capito? La vera domanda Ok. è: te l'hai riscritto o sai veramente l'intera battuta a memoria? No, ce l'ho scritto, chissà ricordo a memoria. Ok. Gianni ti offrivo una birra se la sapevi a memoria così. Quindi il Prendi tu. predone sfida Gianni, Gianni sfida il predone, siamo in Nel double value. frattempo, ovviamente, la mia azione veloce per attivare la sfida sul predone. Adesso tiro il mio dado da 20. Siccome ho bevuto Hello. il whisky, c'ho pure un più 2 rispetto al solito, Master. Ottimo, tu lo stai intimidendo fondamentalmente. Sì, sto facendo l'intimidazione su tutti e due. Lui Se ti è ricordi, è CD10 più la più i loro dadi vita più la saggezza. saggezza, quindi lui è 17 più bonus di saggezza 16 e tu hai fatto 22, quindi lui è shaken, meno 2 a tutto. Ok, il mio turno finisce qua. Con l'azione veloce ho attivato la sfida. Sto Ok, dopo Gianni tocca Jack. imprecando le Madonne. E vedendo lì un bel soggetto proprio preciso, preciso, dopo mi metto a tre piedre e incomincio a sparare. Ah,
urlando come un dannato: brutti bagarozzi, state lontani dal mio Gianni! E gli dico una figata di colpi che se la ricordano per la vita. Allora tira anche gli altri due. Ok, terzo attacco. Uguale. Ok, lui è preciso, fa 28, comunque gli entrano tutti e tre. E adesso devo farne... adesso devi fare tre volte i danni. Quindi lui fa 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 danni gli passano. Ok. Adesso... Che no, 19 danni in totale c'ha adesso. Tocca a lui, che è perfettamente cosciente che dovrebbe cancellare il Don dall'esistenza, ma oramai lui ha lanciato la sfida. Perché dovrebbe cancellarmi dall'esistenza? Quanti punti di vita hai tu? Con un colpo ti stende proprio... Lui proverà a infilare due lorde a Gianni, dicendo: me non mi fai paura a te, mentre sta visibilmente tremando. Allora, 10 e 6, 10 diventa un 8. Io ti ricordo che c'hai il meno 2 a colpire, ecco, sto diventando. Sì, è per quello che diventa un 8. 8 e 11 fa 19, quindi preso. Io ci ho provato a distrarlo. 10 diventa un 8 e 11 diventa 19. 6 e 4 diventa un 10. Ok, allora ho colpito una volta solo. E lui ti fa i suoi 8 e 7, 14, 15 danni balistici. Ok, e quindi subisco altri 9 danni e riduco di 6 punti. Nando. Ok, allora, domanda di rito, sono sul pulmino. Le chiavi sono nel quadro? Perché questa ti sembra gente ben fidata. Ok, allora piazzo il mio fucile al plasma sul cruscotto, a meno che tu non mi dica che c'è una paratia protettiva davanti, nel quel caso no, la cosa esatto. Abbassi il finestrino, okay. Sicuramente un modo per sparare c'è. Mi piazzo col fucile al plasma, poi prima di sparare suono rumorosamente il clacson e urlo: signori, il gruppo dei predoni fichi che ha successo con le missioni è pregato di presentarsi sul pulmino al più presto, e apro il fuoco contro la testa del capo predone. Sicuramente sei almeno a 3 incrementi di gittata dal pulmino lì. Incrocio le dita e ci provo lo stesso. Che dolore. Al 9 lo prendo? No. In compenso dovrei aver attirato l'attenzione di tutti, spero. Dovreste ti ritorni anche visibile. Sì, perché ho sparato, quindi. Tocca a loro. Allora. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Da dove cazzo arriva quello? Da dentro, ha fatto il giro passando tra le porte e poi è venuto lì. Hello, my friend. Sapevo io che c'era qualcuno che faceva i giri. E lui vede giro. Jack e gli spiega come si usa un fucile. Non è vero. E lo incetta. Vedi? Dai. Dai. Sta bene. Arrogante. Ok, l'altro nostro amico invece spiegherà a Don che fermarsi a un metro e mezzo con uno con un mitragliatore non dovrebbe essere una buona idea. Però dovrebbe avere almeno quasi attivo il colpo in questo mischia. Sì. Lui c'ha il più 6. C'ho 16 DCA. Quindi ti piglia solo con l'ultimo. 19, 4, no, scusami, più 6, 19, meno 4, 15. Vero, non ti... vabbè, t'avrebbe, vabbè non t'avrebbe non fatto danni. Non fatto niente, però no, era per sapere se... Ti avrebbe sparato. Sì, non si sa mai però. Sono così schifo in questo turno e tocca al Don. Io attacco il capo. Vada. Non frega niente. E io uso maestria in combattimento, però, perché non mi fido. L'hai preso. 14 danni, bene, ma non benissimo. Vabbè, poi devi fargli la punta col pugnale. E tocca a Gianni. Motoseghi. Allora, scelta difficile. Vabbè, faccio un passetto indietro, estraggo uno dei miei steampack e ne faccio uso. Ok, mi sono curato di 16 danni. Jack. Beh, da lì posso sparare a quello che è sbucato. Vuoi fuori? Sparare a quello sopra. Quello è simile a quell'altro che c'ha il mitra dentro, vero? È lo stesso. Stessa armatura. Perciò mi conviene sempre comunque sparare al pezzente.
Però intanto indico a Max di sparare a quello che è sputtato fuori. Ok, 15, 14, 13 e l'unico che potrebbe mancare, ma la taluccia 12, quindi l'hai preso tutte e tre le volte. Adesso facciamo i tiri seri come dovevano essere prima. Undici, 9 e 12, che il capo riduce di 8, 17, 16, 15, 14. Forse è andato giù.